una squadra, il Catania che può andare a vincere dappertutto. E poi si sono gasati vincendo con la Juve Stadia, quindi non ti credere, anche loro iniziano a sentire il fiatone. Non tutto può andare bene, se fanno uno scivolone, che capita, la classifica diventa un elastico, corta, e può sembrare cortissima, come se può sembrare anche 9 punti, sono 3 sconfitte. Se tu non hai fatto lo scontro diretto, 9 punti ti sembrano tantissimi, e invece senza scontro diretto tu fai 2 scivoloni, poi te la giochi tutta. Ma anche se ne fai uno di scivolone, 6 punti, ti metti a 3, sai che dicono quelli avanti? Madonna, 3 punti, sai che è una sconfitta, e loro vincono, siamo a pari punti. Cioè, è un fatto psicologico, molto molto più importante adesso il punteggio che una volta quando si giocava con i due punti. Non ho mai creduto agli allenatori fenomeni, ti dico la verità. Ho creduto invece agli allenatori che a livello psicologico ti danno sicurezza, ti danno fiducia. Tu giocatore dai il 101%, 101% uno, 101% l'altro, 10 giocatori danno il massimo, vince la partita, se c'è niente da fare. In Italia quasi tutti gli allenatori sono bravi e preparati, però chi fa breccia e dove è riuscito a fare una buona squadra inizialmente, soprattutto riesce a trasmettere tranquillità, cioè riesce a trasmettere anche il carattere suo, personale, la squadra è uguale a lui come giocatore, come allenatore di carattere. Tu hai parlato della vittoria sulla Juve Stabia per 1-0, quella è stata determinante, probabilmente è stata la goccia che ha fatto scattare tutto, tutte le potenzialità offensive della squadra, potenzialità che possono essere proprio di qualità di gioco, che magari si nascondevano. Se c'è un allenatore che ti trasmette questa fiducia, ti ripeto, il rendimento di ognuno diventa non più il 100% o il 90%, ma il 101%.